When the bones are picked clean, till the clean bone is gone, they shall have stars and elbows. E benvenuti cari amici a questa puntata di Stanza della Poesia, una puntata speciale perché, come potete vedere, a fianco a me non c'è l'ospite di oggi, ma perché? Perché lui è di Varese e purtroppo per le normative legate al Covid non è potuto venire direttamente. Lui è Maurizio Fantoni Minnella, è lombardo ma è un grande amante di Genova, ha scritto parecchi libri sulla nostra città, tra cui il recente Verso Ponente, Viaggio nelle periferie della Superba, edizioni Mimesis, che oggi appunto presentiamo qui. La prima domanda che gli ho rivolto è perché avesse sentito così la voglia di raccontare questa parte di Genova che è il ponente genovese. Vediamo che cosa ci ha risposto. Sì, a questa domanda non è difficile rispondere. Innanzitutto direi che non esiste, fino ad ora non è esistito un solo libro che parlasse del ponente genovese o che comunque che si concentrasse su aree, diciamo, della città di Genova al di fuori del suo nucleo centrale, del suo nucleo storico, raccontato in una molteplicità di libri da diverse prospettive. Quindi partirei proprio con il sostenere l'aspetto inedito di questa pubblicazione. Ho deciso di scrivere un libro sul ponente perché l'ho attraversato, l'ho percorso, l'ho frequentato a piedi per diverse circostanze e l'ho raccontato in questo libro proprio come un viaggio dentro il tessuto urbano di una area urbana lunga 20 km e larga 3 o 4. L'ho fatto proprio perché ritenevo necessario riscattare il ponente genovese dalla cattiva fama che aleggia su di esso, una fama di esclusione da parte di chi è residente nel centro del cittadino o nelle sue periferie di Levante, che io più che chiamare periferie definirei sobborghi residenziali continui, dal Baro fino a Capolungo. E quindi ho ritenuto opportuno riscattare proprio questo segmento della città in una prospettiva di città metropolitana, in una visione che è la mia di città omnicomprensiva. Città omnicomprensiva che, pur partendo, diciamo, dal suo nucleo centrale, arriva a comprendere finalmente, nella sua logica di sviluppo, tutte le aree esterne e in particolare appunto queste che sono state per quasi mezzo secolo sacrificate allo sviluppo industriale e quindi al degrado, all'inquinamento acustico e atmosferico, ma al tempo stesso proprio per questo ho ritenuto di dover scrivere di queste aree, di dover scrivere di questi luoghi per rendere un po' giustizia alla loro bellezza, alla loro complessità soprattutto, al di là dei luoghi comuni secondo i quali il ponente sarebbe soltanto industria, inquinamento, distruzione di vecchie arenili a favore appunto di ecomostri come di Tassida, cose anche vere. C'è un passo del mio volume che parla anche della distruzione del Castello Raggio, appunto per costruire l'Ital Sider. Quindi non soltanto gli arenili, ma anche degli edifici storici sono stati sacrificati. Però tutto questo non mi ha impedito di affrontare questa parte di città con animo sereno, obiettivo, come al fine di creare una sorta di mosaico dell'esistente. Un mosaico dell'esistente che, a mio dire, è molto più interessante, molto più complesso di quanto non lo sia
il Levante genovese. Ecco Maurizio, nel tuo libro hai scritto, cito a memoria, una periferia può dirsi tale, soprattutto a Genova, quando la sua collocazione geografica esclude il restante tessuto urbano. Ecco, dove hai sentito maggiormente questa dimensione? Evidentemente quello che è successo nel Ponente Genovese è comune anche a molte altre aree urbane industriali italiane. La delocalizzazione del lavoro, lo smantellamento delle vecchie fabbriche, degli opifici, delle vecchie industrie, la loro cancellazione appunto o il loro spostamento, la fine diciamo della cultura operaia, la riduzione del personale operaio appunto addetto a questo tipo di produzione, tutto questo sicuramente ha avuto nel Ponente Genovese un segno più incisivo, più forte, che ormai ha radici nella seconda metà del XX secolo, quindi ormai sono 40 anni che sta avvenendo questa trasformazione, questa metamorfosi del lavoro, delle sue modalità produttive e anche delle conseguenze sulla vita delle persone, sulla vita dei cittadini, di questa parte di città. È indubbio che le periferie oggi siano al centro dell'interesse di studiosi, di urbanisti, di architetti. È un tema assolutamente molto stringente ed è forse per questo che ho voluto anch'io affrontarlo nella fattispecie appunto delle periferie genovesi, proprio perché si tratta in questo particolare frangente storico di ripensare le periferie, di ricostruire il tessuto sociale slabbrato, devastato appunto da questo grande cambiamento del mondo produttivo. Ma nel caso di Genova è importante che questa ricostruzione avvenga prima di tutto nella testa degli abitanti di Genova. È necessario che ogni genovese si senta parte di un unicum complesso, articolato, che è appunto come un corpo umano, con i suoi arti inferiori, superiori, con un centro, con una testa, insomma. È possibile tentare una ricostruzione di un tessuto sociale urbano se non c'è la volontà di integrare le periferie nella logica complessiva di una città. Bisogna creare sinergie tra le attività delle periferie urbane e quelle del centro, tra abitanti e residenti delle parti più privilegiate di questa città con abitanti e residenti non solo appunto delle vecchie delegazioni presenti nella città lineare di Ponente, ma anche i cosiddetti cittadini più svantaggiati, cioè quelli che risiedono nelle aree satellitari, cioè nelle città satelliche ancora più periferiche che appartengono appunto alla cultura urbanistica per taluni versi sciagurata degli anni 60 e 70. Mi riferisco appunto ad aree urbane come le cosiddette lavatrici, i quartieri periferici collinari di Voltri, quelli di Pegli e altre aree come per esempio la famosa diga di Begato. Ecco, per loro appunto, per queste aree ho dedicato dei capitoli a parte, proprio perché esse non appartengono diciamo al tessuto storico preesistente alla formazione della Grande Genova, come invece lo sono San Pier d'Arena, Sesti Ponente e Conigliano, ma sono proprio delle invenzioni a tavolino diciamo degli urbanisti, di architetti di età contemporanea, molto discussi, molto discutibili per alcune di queste realizzazioni. Io in questo volume ho cercato di approfondire proprio
la discussione sul senso che si vuole dare ormai a queste aree e se ha ancora senso che queste aree persistano appunto nel tessuto urbano complessivo e se sì, come fare per integrarle nella maniera più positiva al resto del tessuto urbano. Come già nella domanda precedente avevo risposto dicendo che il maggior senso di esclusione, di solitudine all'interno delle cosiddette periferie urbane genovesi si prova esattamente nelle città satelliti degli anni 60, cioè in quei nuclei urbani sorti prevalentemente sulle colline con vista mare, prodotto appunto dalla fantasia a volte un po' malata degli architetti che operavano in quel periodo storico. E anche in questo caso bisogna fare delle distinzioni fra città satelliti integrate al tessuto urbano complessivo della città e agli altri quartieri sottostanti, come nel caso di Forte Quezzi, il cosiddetto Biscione, capolavoro dell'architetto Daneri, addio dire Corbusier, rispetto appunto a quartieri appunto come la Diga. Diciamo che possiamo prendere Forte Quezzi e la Diga come paradigmi degli opposti, sempre all'interno della logica delle città satelliti, dei quartieri staccati diciamo dagli antichi nuclei urbani. Paradigmi proprio in senso positivo e in senso negativo. Il paradigma del fallimento, la Diga, che in questo periodo sta per essere evacuata e dagli abitanti in parte demolita. E invece in senso positivo i Biscioni di Forte Quezzi, che al di là delle apparenze, al di là dei crolli che avvennero alcuni decenni fa, si può dire che il risultato di questa operazione ha ancora una sua credibilità di tipo architettonico e urbanistico, una traccia, un segno forte e distintivo nel paesaggio urbano collinare genovese, ma che comunque non implica il concetto di ecomostro, che invece viene costantemente evocato quando si parli appunto della Diga. È chiaro che questi quartieri, più delle vecchie delegazioni, dove la gente è abituata appunto a sentirsi parte di un paese, parte di un ex comune rivierasco e quindi è meno parte di una città metropolitana, è qui che sta un po' anche il limite progettuale della città, che comunque è un limite mentale principalmente. È chiaro che in questi contesti isolati, che hanno almeno il privilegio di avere una visuale del mare, in questi contesti isolati si sviluppa maggiormente la microcriminalità, si sviluppa l'emarginazione sociale, si sviluppano appunto fenomeni sicuramente poco di mancanza di coesione sociale, di integrazione appunto con il resto della città. E a questo proposito vorrei citare un episodio che riguarda la scelta del grande intellettuale poeta Edoardo Sanguinetti, genovese, che per sua libera scelta decise di trasferirsi e mettere proprio come sua residenza un palazzone proprio in uno di questi quartieri satelliti, un quartiere esattamente di Begato. Siamo comunque sempre nel Ponente, siamo in un fanasterio
che non è proprio il tipico fanasterio incarnato dalla diga, ma comunque siamo in una sorta di grande concentrato di residenze popolari, di abitanti, e in una di queste residenze Sanguinetti decise proprio di scelse proprio di vivere. Perché? Perché coerente con la sua visione, diciamo, politica, basata prevalentemente sull'odio di classe, sulla lotta di classe, sul futuro trionfo della rivoluzione proletaria, ritenne molto più logico vivere in un contesto come appunto quello che molti eviterebbero come la peste, proprio perché riteneva che in contesti come Begato si potesse sviluppare maggiormente questo senso di comunità umana, di anche rapporto di solidarietà fra i vari cittadini e i vari abitanti. Io credo che questo lui, se potesse essere qui con noi, potrebbe confermarcelo. Indubbiamente non possiamo chiederglielo, perché Sanguinetti è mancato diversi anni fa. In ogni caso, la sua resta comunque un'esperienza assolutamente personale, che non può essere decisamente estesa a tutti i cittadini che vivono in questi luoghi, che indubbiamente devono essere riprogettati. Ecco, adesso volevo chiederti, siccome penso che Genova non sia mai diventata la grande Genova, dove il centro e le periferie siano unite in un unicum, volevo chiederti, secondo te, il ponente genovese, quale futuro architettonico e sociale avrà? È bello pensare che i quartieri del ponente genovese, le cosiddette ex delegazioni, possano diventare, o lo siano già diventati, dei luoghi dove la gente ha piacere vivere, dei laboratori sociali e urbanistici. È bello questo, perché mi sembra proprio un atto preparatorio per entrare proprio nell'orbita, proprio della città, in senso dialettico, della città metropolitana. Non si progetta un quartiere, un'ex delegazione, senza pensare appunto a tutto ciò che c'è intorno. Non si pensa a Sesti Ponente senza pensare a un possibile allungamento della metropolitana nell'area, diciamo, della Valpolcevera. Non si pensa alle attività culturali tipiche del ponente, come per esempio l'attività del Teatro Modena, senza appunto pensare che il cervello, diciamo, operativo di questo teatro si trova appunto nel centro storico. Quindi io credo che ci si debba necessariamente abituare al fatto che Genova è città metropolitana, non soltanto rispetto al suo territorio comunale, che è molto vasto, 240 km², ma anche appunto a tutta l'area della cosiddetta provincia di Genova. Ma ci si deve abituare all'idea di un'integrazione, a un reciproco scambio di idee, di progetti, di vedute, di esperienze, fra ciò che è appunto il centro e ciò che è considerata periferia. Che poi ci siano dei luoghi comuni che vogliano vedere San Pietro d'Arena come il tetro scenario del degrado urbano dovuto a un'immigrazione caotica, forzata, che i prezzi delle case a San Pietro d'Arena siano assolutamente crollati. Ecco, tutto questo secondo me non è puro luogo comune, non giova alla comprensione della città nel suo insieme, non giova agli abitanti di San Pietro d'Arena, ma neanche a chi voglia avere una visione serena, obiettiva, comprensiva appunto della complessità della città. San Pietro d'Arena è da sempre un laboratorio di idee, un laboratorio urbano che non sempre si possono realizzare. Mi risulta che in questo periodo storico
siano state realizzate delle opere, delle infrastrutture stradali, come quella appunto che costeggia, la strada veloce che costeggia l'area portuale, che collega appunto San Benigno con la stazione di Cornigliano. Mi risulta anche che a Cornigliano sia stato creato uno splendido giardino botanico che io cito nel volume. E mi risulta anche che per la stessa, diciamo, San Pierdarena ci sia un progetto in atto tendente a escludere l'arteria di via Buranello dal flusso automobilistico che verrebbe concentrato in via Generale Cantore, l'accesso ideale al quartiere, e che invece quella strada venga definitivamente pedonalizzata e insieme alla pedonalizzazione vengano anche valorizzati gli spazi che si trovano, gli spazi sotto il parco ferroviario, una volta occupati da negozi e da botteghe artigianali. Ecco, mi risulta anche che il progetto della famosa Fiumara abbia in qualche modo un pochino spogliato il centro storico dei propri abitanti, che si sono concentrati tutti in modo unidirezionale in questa nuova area commerciale. E questo comunque sta a significare che non ci siano stati sempre intendimenti progettuali atti a valorizzare la cultura e la socialità, ma soltanto a livello commerciale. È vero che anche nel commercio esiste una forma di socialità, però, per esempio, il nuovo Buranello, da poco restaurato, dimostra che ci può essere una socialità diversa rispetto a quella necessariamente legata ai centri commerciali. E con questo ringraziamo Maurizio Fantoni Minnella per aver presentato insieme a noi il suo libro Verso Ponente, Viaggio nella periferia della Superba, edizioni Mimesis. E a voi, cari ascoltatori, vi do un appuntamento alla prossima puntata di Stanza della Poesia.